mettono nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. E in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Il vero sogno che lui aveva su di me era qualcosa di più grande e
Papa ha parlato dell'amore vero, io spero di averlo incontrato, mi sono fidanzata 3 anni fa e col mio fidanzato abbiamo deciso di fare comunque un cammino cristiano nella fede, di camminare in 3, quindi di averci sempre il Signore in mezzo a noi. È un cammino che comunque richiede impegno, tanta dedizione, però ti fa vedere il bello veramente di donarsi, che è qualcosa che non c'ha pari. E quindi ho scoperto che il mio vero sogno è avere una famiglia e comunque essere una madre, donarmi non solo al mio fidanzato, perché poi amando lui riesco ad amare meglio anche gli altri, incredibilmente. E quindi è questo il sogno che ho nel cuore. Il Papa l'ha detto e spero che il Sinodo, diciamo, aiuti veramente noi giovani a riscoprire anche questa parte del sogno, che non appartiene solo appunto al mondo esteriore, alle cose che si fanno, che portano un prodotto, ma anche alle cose che portano qualcosa dentro di noi. Abbiamo sperimentato il dono di essere stati chiamati, scelti dal Signore, che abbiamo sperimentato e sperimentiamo la bellezza di essere familiari del Signore Gesù e fratelli tra di noi, una realtà meravigliosa che forse non consideriamo abbastanza e di cui non saremo mai abbastanza grati. Questo dono della fede va condiviso, va annunciato, va fatto conoscere. Quest'anno il Papa mette in evidenza la dimensione della fede, della Chiesa, del Vangelo che è sempre giovane e nuovo, e la dimensione dei giovani che sono i principali artefici dell'annuncio del Vangelo nel prossimo millennio. Ecco, questa sera, pensando all'esperienza del profeta Geremia, tutti quanti noi vogliamo sentirci pensati, chiamati e scelti da Dio fin dal seno materno, fin da quando nostra madre ci portava con sé. E fin da quell'istante Dio ci ha consacrati, ci ha chiamati, ci ha posto anche noi come profeti. Ecco, vogliamo chiederci se questa chiamata che il Signore ci ha rivolto oggi è nella nostra consapevolezza e anche nella nostra responsabilità missionaria. Io credo che la nostra diocesi dovrebbe avere un sussulto di apertura mentale, di apertura delle comunità, delle famiglie, delle parrocchie alla dimensione missionaria, che abbraccia tutta una serie di attenzioni, di considerazioni, di impegni e di iniziative. E credo che a partire da questa giornata dovremmo, almeno nelle nostre comunità, allargare la prospettiva del nostro sguardo, dei nostri interessi e del nostro amore. Noi vogliamo pregare il Signore perché questa fiaccola che il Signore ci ha affidato noi possiamo trasmetterla ad altri, non la lasciamo spegnere e la possiamo donare a qualcuno o ad alcuni o a tanti che il Signore pone sul nostro cammino. Pensiamo in questo momento in modo particolare ai giovani. Tra poco verrà consegnato a loro il mandato missionario in maniera simbolica,
c'è bisogno di giovani generosi che si facciano missionari presso i loro coetanei. È una urgenza qui in mezzo a noi, ma anche lontano. Ecco, vogliamo pregare perché il Signore veramente ci illumini, doni forza e coraggio ai tanti giovani, li chiami ad accogliere il suo invito per andare e per mettere a frutto la loro esistenza e al servizio del Vangelo. Allo spirito e nella comunione tra di voi, nella preghiera.